Bentornati. Allora, dopo il video sull'attacco della Quinta di Beethoven, che è andato così bene, non solo perché oggi ha superato le 110.000 visualizzazioni, ma perché proprio ha generato tanti interessi, mille domande, mille commenti, eccetera, eccetera, ci riprovo sperando in altrettanto fortuna con l'attacco iniziale alla 40 di Mozart. Dal punto di vista tecnico è estremamente semplice, siamo in due metà e abbiamo quello che in gergo si chiama il motore fatto dalle viole. Che cos'è il motore in un qualunque pezzo di musica, in particolare orchestrale? È una parte ritmica, diciamo così, che dà appunto la scansione ritmica e quindi consente di sentire con facilità il tempo al netto del gesto del direttore. Per cui il direttore in questo pezzo potrebbe anche teoricamente dar l'attacco, parte il motore delle viole e il direttore potrebbe andare tranquillamente a prendersi un caffè e far finire l'orchestra di suonare da sola. Dal punto di vista tecnico, come dicevo, è estremamente semplice. Siamo in metà, si parte ti, mi re, mi re, mi re, si. Molto, molto semplice. Il problema di questo attacco, ripeto, non è la parte tecnica, ma la parte concettuale. È un qualcosa che, se vi ricordate, quando abbiamo fatto la reaction sull'ouverture delle nozze di Figaro diretta da Arnon Kur, si parlava di questo problema, cioè del fatto di eseguire un qualcosa soprattutto in un certo tipo di Mozart, in particolare appunto le nozze di Figaro, l'ouverture naturalmente, e in particolare questa sinfonia. Il concetto è un qualcosa che c'è già, cioè il concetto dovrebbe essere, no, la musica non parte, pum, mireremmi, ma è come se noi ci avvicinassimo a un qualcosa che già c'è e a un certo punto siamo lontani, non lo percepiamo, però a un certo punto cominciamo a sentirlo e poi da quel punto lì la musica parte. Questa è la cosa veramente più difficile di questo attacco. Ed è anche interessante notare come alcuni direttori non si pongano minimamente questa questione. Quindi, come dire, qui entriamo un po' nella filosofia della musica per certi versi ed entriamo un po' però in quel tipo di interpretazione tipico appunto di Arnon Kur o comunque di quel tipo di scuola che vuole, come dire, della metamusica, no? Cioè un qualcosa che vada oltre le semplici note suonate. Allora, ascoltiamo adesso diverse esecuzioni di questa sinfonia, tenendo presente che non entreremo naturalmente nelle differenze di tempo, che in certi casi sono veramente clamorose, cioè il range di velocità tra alcune esecuzioni e un altro è altissimo, e altrettanto alto è il range di intonazione, o meglio di accordatura per essere più precisi. Non so se avete visto il video che ho fatto sulla accordatura 4:32 contro l'accordatura 4:40. Se non l'avete visto, andatelo a vedere così capirete perché alcune accordature sono così alte e alcune così basse. Andiamo nello studio. Bene, eccoci nello studio e iniziamo dall'esecuzione di Bernstein, che vi faccio notare dal punto di vista tecnico, con la mano destra dà prima un ulteriore movimento per avere una scansione ritmica quanto più precisa e soprattutto una chiarezza nel tempo che vuole. Avete visto che ha dato proprio un movimento prima con la mano destra. Allora, che cosa possiamo dire di questa esecuzione? Che il caro Lenny di questa questione della meta musica proprio se ne frega altamente. Lui parte, il motore funziona e il pezzo va da sé, insomma. Quindi diciamo che lui proprio il problema non se l'è minimamente posto. Bene, andiamo avanti. Andres Orozco Estrada, che avevamo già trovato quando avevamo fatto il confronto e la reaction sull'ouverture del Barbiere Siviglia. Vediamo come la fa. Thank you.
Ecco, avete visto un'esecuzione abbastanza pulita, a mio modo di vedere più interessante di quella di Mozart, perché lui, insomma, si occupa un po' di più della musica che della semplice successione delle note, quindi fa un buon fraseggio iniziale, il tempo come avete sentito è più camminato di quello di Bernstein. Comunque, secondo me, interessante, ma c'è ben altro da vedere. Andiamo avanti, Franz Bruggen. Specializzato nella musica antica, infatti sentirete un la incredibilmente basso. Non un grande direttore, ma in realtà lui, insomma, è stato un grande flautista. Vediamo come fa questa sinfonia. Allora, senza entrare nella questione della musica antica, gli strumenti antichi, l'arco barocco, eccetera, eccetera, qui notiamo che un minimo di attenzione in più a questo aspetto è stato dato. È comunque un'esecuzione tipica di un barocchista, ecco, non certo di un romantico, d'altronde. Questa qua, il problema di questa sinfonia è che è una sinfonia non più classica, non ancora romantica, un po' insomma in un limbo di mezzo, per cui volendo si può eseguirla con diverse idee interpretative, anche molto diverse tra loro. Vediamo Julian Salincourt con la Staatskapelle di Berlino. Allora, anche lui non si pone granché la questione, da un attacco molto chiaro, molto, molto pulito. Poi vedete che la scansione che tiene con la mano destra è molto morbida, tornate indietro magari a rivedere il video, è molto morbida e serve giusto per dare la conduzione generale, ma ormai il pezzo è partito, il motore è partito come ho detto prima, e quindi insomma ci si può concentrare decisamente sulla musica, ma ancora non sono soddisfatto. Vediamo come la fa Umberto Benedetti Michelangeli. Allora, anche qui, come vedete, dall'attacco iniziale e poi giustamente si di disinteressa completamente del motore, perché comunque il motore va per i fatti suoi e pensa esclusivamente alla musica. Dinamiche molto belle, un vero piano all'inizio e una dinamica pa-pa-pam, pa-pa-pam, piano, pa-pa-pam, 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 molto bella, piace molto. Sentiamo come la fa Riccardo Muti, una registrazione di qualche annetto fa, eh. Ecco, lui, insomma, nella prima fase della sua carriera, questa non era esattamente la prima fase, però comunque, insomma, è un video di parecchi anni fa, si occupava sempre molto di essere molto presente, ecco, in questo senso di essere sempre molto presente sull'orchestra dal punto di vista proprio del braccio, dal punto di vista ritmico. Qui dà un attacco molto chiaro, poi si preoccupa più della musica, più del fraseggio, però è sempre presente ritmicamente, sempre presente un po' col fiato sul collo dell'orchestra, insomma, però questa è una sua caratteristica. Sono convinto che se la facesse oggi
la farebbe in maniera diversa e la dirigerebbe meno. Però ovviamente, insomma, è una buona lettura e con un bel piano iniziale esattamente come quello di Benedetti Michelangeli. E d'altronde è proprio da questo concetto il piano iniziale che dovrebbe teoricamente scaturire il fatto che la musica venga da lontano. Andiamo al direttore austriaco proprio della vecchia scuola, Carl Böhm, e sentiamo come la fa lui. Sentite il tempo molto più lento, eh? Gesto sempre molto controllato. Lui era sempre molto controllato, non era uno che sudava, non era uno che si sbracciava, sempre un gesto piccolo, controllato e molto misurato. Qui secondo me cominciamo a sentire qualcosa, anche se è un'esecuzione probabilmente che per tempo e per stile oggi forse un po' datata, che non vuol dire che sia sbagliata, attenzione, eh? Attenzione, quando dico che una cosa è venuta fuori la questione anche sul video di Toscanini, che un certo tipo di interpretazione possa incontrare o non incontrare il gusto del tempo. Non vuol dire che l'interpretazione sia necessariamente sbagliata, eh? Però il gusto del tempo cambia e questo tipo di interpretazione probabilmente è un po' datato. Ma detto questo, resta una signora interpretazione. Beh, visto che Arnon Kur era stato, come dire, il responsabile del sasso lanciato nello stagno che avevano fatto quando abbiamo visto l'ouverture delle nozze di Figaro sulla musica che parte da altrove, che arriva da altrove, vediamo come la fa lui. Vi porterò due esecuzioni di Arnon Kur, una più vecchia e una un pochettino più recente. Sentiamo questa qua, che è quella più vecchia. Lui l'ha fatto. Lui l'altro non poteva non farlo perché era proprio il sostenitore di questa teoria. Vedete, questa cosa che lui ottiene tramite la dinamica parte veramente pianissimo, forse ancora più piano di come in realtà è scritto in partitura, ma dà veramente l'idea di un qualcosa che viene da lontano, di un qualcosa a cui noi ci avviciniamo e che a un certo punto percepiamo. Sentiamo sempre Arnon Kur, visto che è stato lui il responsabile, in un'interpretazione di diversi anni dopo e un po' più vicina ad oggi. Eccola, sono qui, lui aveva sempre un po' l'occhio da pazzo, insomma, però vediamo un po'. Allora, senza entrare nella questione delle sue scelte interpretative che vengono dopo, e certe cose sono molto sue, sono molto, molto peculiari, secondo me qui l'ha ulteriormente perfezionata questa idea e dà questo attacco molto, molto morbido. E attenzione, che quanto sembra potrebbe sembrare un paradosso, ma quanto più un attacco è un po' impreciso, tanto più ci sarà questo effetto, eh? Ci sono delle registrazioni di Furtwängler dove tutto c'è fuorché la verticalità, fuorché la precisione, e però l'effetto è veramente notevole. Io credo che questo sia un caso in qualche maniera sovrapponibile. Sentiamo però l'ultimo, Carlo Maria Giulini. Ecco, lui l'ha presa in pieno. Secondo me, insieme ad Arnon Kur, da questo punto di vista è l'esecuzione più interessante. Allora, ve la faccio rivedere. Come ottiene lui questa cosa? Certo, con la dinamica, lavoro sulla dinamica sicuramente.
Perché il concetto è, se noi dobbiamo ascoltare un qualcosa che c'è già e ci stiamo avvicinando, cominceremo a percepirlo molto molto piano nel nostro orecchio, e man mano che ci avviciniamo lo sentiremo meglio. Lui tiene questa cosa in questa maniera, ma anche con un gesto, innanzitutto non precisissimo, però questo era abbastanza tipico del suo modo di dirigere, ma soprattutto, adesso ve lo faccio rivedere, con uno stacco del tempo che in realtà non è precisissimo. E io sono sicuro che questo fosse un effetto voluto, cioè lui non voleva che si partisse con pam, ma con un qualcosa che dovesse partire in quel momento, che dovesse raggiungere una sorta di collaudo, una sorta di rodaggio dopo qualche secondo. Rivediamolo e vedrete che l'attacco che dà il tempo in realtà è un po' più lento di quello che poi è il tempo effettivo. Fantastico, fantastico, a parte l'eleganza del fraseggio, l'eleganza dei primi violini, la morbidezza, il bellissimo legato, insomma, tra tutte probabilmente questa è la mia esecuzione preferita. Attenzione, che esecuzione preferita non vuol dire necessariamente la migliore. Beh, innanzitutto perché, sì, certo ci sono dei parametri oggettivi che servono per valutare la musica, l'intonazione, la precisione, però c'è dell'altro. Chi ama Furtwängler sa, come abbiamo detto prima, che non sempre la precisione estrema e la verticalità sono la soluzione giusta. Di sicuro possiamo dire però che un direttore, prima di potersi permettere il lusso di non essere volutamente preciso, beh, insomma, deve avere le spalle molto molto larghe, perché si potrebbe anche scoprire il fianco a critiche, appunto, di mancanza di verticalità, eccetera, eccetera. Però, insomma, quei direttori che sanno andare oltre queste valutazioni e che, come diceva sempre Furtwängler ai suoi musicisti, per favore non suonatemi le stanghette, cioè la stanghetta è quello che divide una battuta da un'altra, che non si suona, invece non ha nessun senso musicale, sono quella di dividere matematicamente le battute. Però il senso qual era? Non suonatemi una cosa rigida, ferma, che vada a togliere la frase musicale. Ecco, non suonate una cosa in maniera meccanica come farebbe un computer. Ecco, fondamentalmente quello che intendeva Furtwängler era quello. Per cui vi consiglio, riguardatevi da capo tutte queste esecuzioni e poi scrivetemi nei commenti quale secondo voi, no, stavo dicendo qual è la migliore, no, scrivetemi nei commenti quella che voi preferite, che è un altro discorso ed è esattamente quello che mi interessa. Nel frattempo, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E noi, se ne avrete piacere, ci vedremo al prossimo video. Alla prossima!